L'industria nazionale del riciclo dei rifiuti si rafforza. Come emerso nel rapporto L'Italia del riciclo 2016, realizzato e presentato ieri a Roma dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Fise Unire, l'associazione che rappresenta le aziende del recupero rifiuti, quasi tutte le filiere evidenziano indici in crescita, dall'acciaio al vetro, passando per gli imballaggi e il legno. Unica eccezione è l'alluminio, che vede diminuire dell'1% le tonnellate avviate al riciclo. Nonostante il Paese abbia compiuto notevoli progressi nel campo del riciclo, una vera circolarità delle risorse non è stata ancora pienamente realizzata, come evidenziato dal neopresidente di Fise Unire, Andrea Fluttero. Per farlo bisognerà sciogliere alcuni nodi, come la semplificazione complessiva del settore, la definizione del sistema consortile, il problema delle esportazioni e la necessità di sviluppare ricerca ed innovazione tecnologica. Questo rapporto ci dà dei risultati incoraggianti, ci fornisce dei dati utili per capire come il settore sta crescendo, ma come ogni anno è anche un momento di riflessione sugli aspetti complessivi di possibile e potenziale crescita del settore del riciclo nel nostro Paese, soprattutto negli anni nei quali stiamo cercando di passare dal concetto di economia lineare al concetto di economia circolare. È davvero un cambiamento epocale se riusciamo a portarlo a compimento, perché vuol dire che noi non ci confrontiamo più con una singola filiera dei rifiuti da gestire in qualche modo, una volta interrandoli in discariche e poi trasformandoli in energia attraverso i termovalorizzatori, ma ci confrontiamo con tante filiere di riciclo rispetto alle quali dobbiamo avere un'attenzione normativa e di regolamentazione quasi sartoriale, perché ogni filiera ha le sue caratteristiche, ogni filiera ha i suoi mercati di sbocco e quindi c'è bisogno di un grande lavoro di analisi e di mappatura dei problemi che non possono essere risolti in modo semplificatorio dicendo ma non so, ci sono leggi troppo complicate, bisogna semplificare, sono come dire approcci superficiali. L'approccio vero di cui ha bisogno questo settore è un approccio sartoriale, filiera per filiera, analizzando gli aspetti, i problemi, i potenziali di sviluppo e costruendo insieme ai legislatori norme appropriate per far sì che ognuno di questi settori possa svilupparsi al meglio.